Salve a tutti e benvenuti, sono Jonathan Tarchi. Oggi voglio parlarvi di acidità, non acidità femminile, voglio semplicemente condividere con voi la mia idea sull'acidità nel caffè. Ho scoperto l'acidità nel caffè principalmente uscendo dall'Italia. Finché ho vissuto in Italia ho bevuto gli espressi che vengono estratti nelle caffetterie, nei bar, i soliti brand, le solite grandi aziende, quei blend dove, quelle miscele dove c'era pur sempre una certa quantità di robusta che andava a spegnere i picchi di acidità. Il mio primo incontro con un espresso con un picco di acidità è stato in Australia, dove ci sono molte piccole torrefazioni, dove ci sono addirittura caffetterie che tostano il caffè in loco, in sede, e c'è un trend in Australia, diciamo non un trend, diciamo che è la corrente dello specialty, lo specialty coffee. E lì ho cominciato a assaporare le prime arabiche 100%, i primi blend di arabica 100% o anche i monorigine. I miei primi impatti con l'acidità sono stati veramente terribili. Il mio impatto con l'acidità corrispondeva a un senso di nausea, a un desiderio di ricurgitare, il senso del vomito. Diciamo che noi italiani non siamo abituati a percepire l'acidità come un sensore, diciamo, positivo nell'esperienza dell'espresso. Dopo diversi anni in cui ho sperimentato e bevuto tantissimi tipi di caffè, tantissimi tipi di blend, di miscele, di monorigine, adesso vivo a Seoul. Questa caffetteria dove sto girando questo video si trova a Seoul, e a Seoul c'è una corrente che segue molto lo specialty, che si rifà molto all'America e all'Australia. Anche ai coreani piace sentire quel picco di acidità, anche se leggero, soprattutto per utilizzare l'espresso nell'americano. Dopo vari anni di esperimenti che faccio quotidianamente, ho raggiunto, diciamo, la capacità di percepire acidità di ogni livello. E per raggiungere questa capacità vi do un consiglio per gli amanti del caffè. Magari spesso le persone preferiscono e prediligono un certo tipo di blend, una miscela, diciamo, e le persone tendono a bere la stessa miscela, lo stesso brand, magari anche per tutta la vita. Quello che vi consiglio io è di ovviamente provare sempre caffè diversi. E poi altro consiglio che vi voglio dare è quello di alzare il vostro livello di percezione di acidità. Per esempio, io ho bevuto dei caffè estremamente acidi. Il consiglio che vi do è quello di bere caffè molto acidi, in modo tale che voi andrete ad aumentare la vostra tolleranza di acidità. A questo punto io, quando trovo un buon caffè, un buon espresso con un leggero picco di acidità, che poi l'acidità, ovviamente adesso non voglio entrare nello specifico, ma ci sono infinite variabili nell'acidità, sono in grado di percepire vari livelli di acidità e di apprezzarne le proprietà. Quindi il mio consiglio è: bevete più varietà possibili di miscele di caffè, più varietà possibili di monorigine e di arabica 100%. Se seguite il mio consiglio, vi assicuro che riuscirete ad apprezzare tante varietà di espresso. Alla prossima.